Combattiamo. E se dicessi per favore? No, combattiamo. Vabbè. Terse è aggressivo, con quel ciuffo un po' così, però. Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati qui su Temtem, pronti per fare evolvere, allenare, combattere i nostri incredibili Temtem che dall'ultimo video li ho fatti un po' allenare, dai, un pochino sì. Devo dire che ci sono alcuni che mi hanno dato delle belle sorprese, altri che invece mi hanno fatto un po' arrabbiare. Combattiamo. E se dicessi per favore? No, combattiamo. Vabbè. Terse è aggressivo, con quel ciuffo un po' così, però. Se vuol combattere, cosa ci facciamo? Allora, il maialino non mi piace, cioè non si sta comportando bene. Mentre il bozzolino qua, Swally, ha sviluppato una bella mossa. Questa qui, Urushol. Guardate un po'. Adesso non so se su di loro è forte, però è tanta roba. Allora, la mossa forte tua è questa qua, Nibble. Dai, vediamo un po' cosa combini. No, maialino è proprio scarso. Bestia, che colpo. No, no, piano. Non far male a Swally. Ok, attacco speciale aumentato. Dai, Swally. No. Qui mi sa che bisognerà cambiare qualcuno. Cambiamo Swally, dai. Che se no non ce la può fare. E ci mettiamo Tateru che c'ha il suo attaccone incredibile. Tateru c'ha un graffio che lascia fare. Grande Tateru. Eccolo. Guardalo lì. Guarda, tutto felice. Ok, questi sono andati. Oh, Swally è salito di livello. Bravissimo, Swally. Eccolo, 36. C'è anche lui Nibble. Nibble tutte e due. Vediamo un po' cosa succede. Ah, morso Nibble sarebbe. Ah, ok. Vabbè, morso sì, di solito è più forte. Bestia. Fammi il tuo graffio. Il tuo famosissimo. Dai, tutti e due graffio. Vai, Tateru. Grande Tateru. Tateru. Tateru è forte. Pidgeypick, salito di livello. Sconfitto. Bah. Terse. Fuori, via. Vediamo un po', qui c'era un altro. Chi sei tu? Pedantic? Vediamo un po' cosa dice. Ah, sto qua sta dando tutte le spiegazioni. Certo che lo so, sì sì. Per esempio, un Temtem d'acqua sarà efficace contro un Temtem di fuoco. Esatto. E un Temtem di fuoco sarà efficace contro un Temtem di natura. Esatto. Oh, cioè, ma le sappiamo queste cose. Pronti? Via. Ecco, appunto, questo qui. Questo qui è un Temtem d'acqua. Quindi, se noi usiamo Urushol. No? Vediamo un po'. E tu vai, Nibble. Fai il morso. Gli fa la metà, esatto. Lui gli fa il morso. Bestia, a livello 11 sto qua. Gli fa per 2, ok. Tu rifai Urushol. E ci diamo il Balm. Oddio, il rischio che me lo butti giù c'è. Vai. Ho il Balm. Abbiamo la pozione, insomma, chiamatela come volete. Amorso Urushol. E andiamo sempre di Urushol. E il morso. Bravissimo Pidgeypick. Pidgeypick. Sarà Pidgeypick. Tutte e due a livello 8.
Ma bravissimi ragazzi, ma bravissimi. Non male, non male. Lo so, non male, ho vinto. Cioè, voglio dire io. Ma con chi ti credi di avere a che fare? Guarda questo. E ci sono le amiche qua. Ah, guarda mamma, un altro Tamer. Facciamo una battaglia. Aspetta un secondo. Presentati prima. Ciao, straniero, io sono Yota. Questa è mia figlia Agapi. Ah, io sono Orla. Come mai da queste parti? Molto vicina. Carina. Vabbè. Vai, combattiamo. Cioè, mamma e figlia sono, ok? E hanno lo stesso Tamer. No, lo stesso Temtem. Tamer sono gli allenatori. Dobbiamo confondere. Ok. A livello 6 mi sa che sa già fare le mosse. Questo qua ti avvelena intanto per cominciare. Questo non fa danno. Gli diamo un calcione e un morsone a quello lì. Vai, assacco di destra. Calcione. Morsone, io non ho Temtem di fuoco, quindi eccolo, ma avvelena. Sarebbero stati molto utili adesso i Temtem di fuoco. E ma siamo, mi avveleni sempre il solito. Onda psichica. E poi morso. Vediamo un po' se. Porca miseria. E niente, vai. Fuori uno. Ora manca altro Saku. Tra l'altro abbiamo anche noi Saku. Ah, Uchika è quasi salito. Ok. Un altro bel calcione e un altro bel morsone. Su. Cioè, adesso se le mosse sono quelle che sono, perché purtroppo siamo ancora a basso livello, quindi ci sono poche mosse da fare. Però poi, quando avremo tante altre belle mosse, ci sarà da divertirsi parecchio. Parola di Orla. E seconda, vai. Morsone, sempre. Dai. Uchik, grande Uchik. Uchik è una garanzia, ragazzi. Uchik, Pokémon Psico sono sempre meglio in assoluto. Sono stato anche avvelenato, tra l'altro. Uchik a livello 9, grandissimo. Stato divertente. Dalla mamma come è contenta, la figlia come è presa male. Sei molto forte. Orla è cresciuto, Agapi. Un giorno sarai come Orla. Tu sarai migliore. Ah, mamma, voglio diventare un'allenatrice di Temtem. Certo, va bene. Ok. Facciamo i complimenti alle ragazzine, insomma, alle nostre amichette. Guarda lì, ci sono dei Temtem d'acqua. Vuoi andare al dojo di Albissola? Dai, allora. Questa è Sofia? No. Sofia sarà quella del dojo, allora. Bestia. C'è un'evoluzione, cioè. Interessante, interessantissima come cosa. Livello 11. Potrebbero essere impegnativi. Lo facciamo? Buttiamo giù prima questo? Morsone e calcione, vai. Bestia, che attacco. Aia, 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 aia. Mi sa che dobbiamo cambiare tutti adesso. Anche questo qui è fortino. Ci mettiamo Kaku. E ci mettiamo. Porca miseria, Tatteru ce l'ho messo male. Vai Kaku. E al posto di Pigepig ci mettiamo Swali. Speriamo bene. Ma perdiamo un turno? Sì, come in Pokémon. Bestia. Urushiol, vai. Urushiol attacco veramente incredibile. Bestia. Swali.
Vai con le ultime energie. Pajaro. Ma pajaro uguale. Non ce la faremo mai. Bravissimo pajaro, che velocità. Che velocità incredibile pajaro. Ok, dai che ce la facciamo. Pigepig è salito di livello, buono. Urushol. E proviamo a fare l'ipnosi. Così non attacca. Ci proviamo. Buono, buonissimo. Urushol di nuovo. E beccata. Ah no, si è svegliato. Vigliacco. Vabbè. Quindi lui dorme finché non lo attacchi. Pajaro è fuori. Pajaro mio è salito di livello. No. Eccomi quell'altro. Pajaro si è voluto in Paharik. Ah, Paharak. Che bello. Ti abbiamo battuto e mi si è pure voluto il pajaro. Che storia. Che storia. E è caricata la vita. Eccoci. Come mai ci hai messo tanto? Ma perché mi si è voluto il pajaro? Scusate. Insomma. Se voglio prendere la nave per andare a Rissola, devo prenderla subito, altrimenti dovrò aspettare la Narwhal. Ho sentito che ha bisogno di riparazioni estese. Assolutamente no. Non si preoccupi, Prof. Costantinos. Lo capisco. Vai pure, amico mio. Mi prenderò cura dei ragazzi. Grazie mille, Sofia. Prossima volta prendiamo un drink assieme quando verrai ad Arbori. Va bene, va bene. Lasciamo perdere queste cose. Vi presento la mia cara amica Sofia. Lei è la capo palestra di Arisola. Ciao ragazzi, come state? Vi farò un piccolo tour of Bricaldemar prima di portarvi all'accademia. La mia nave partirà tra un'ora, devo andare. Vi lascio nelle capaci mani di Sofia, va bene. Vai via Costantino, perderai il volo. Su, via. Allora, seguitemi amici miei. Ti seguiamo. Allora, questo è il piccolo negozio. È il Louis Souvenir. E ci sono le chincaglierie per i turisti. Benissimo. Ci compriamo poi una maglietta, una cartolina, una roba. È un buon posto per il tuo primo Demesens Vial. Non so cosa sia. Nessun apprendista può andare può andarsene senza averne uno. Va bene, ci guarderemo. Dove ci cammina? Quanto? Indigo Lake, lago Indigo. È pacifico. Alcuni giorni, quando il Sillalo River è movimentato, si può surfare con un temtem ovviamente di acqua. Va bene, questo poi quando ne avremo uno. E questa grossa struttura è l'Accademia. Io la gestisco associato insieme ai maestri del dojo. Va bene. E questo è il posto dove voglio andare, il dojo. Un giorno, Max, quando sarai pronto. Per ora tutti i nuovi apprendisti devono andare a imparare le basi. Va bene, devono essere allenati. Se vuoi, devi essere molto preparato lì, se vuoi essere vuoi andare nel mio dojo in Arisola. Niente dubbi. Ok. E da questa parte c'è il Temporium. Cosa sarà mai il Temporium?
questo locale del Temporium. Ce n'è uno nelle più grandi città, e dove i Tamer guariscono i loro Temtem e comprano gli oggetti. Perfetto. È sempre bene farci una visita ogni volta che ci vai, che vai in una nuova città, che arrivi in una nuova città, mi sembra giusto. E questa è la via per Talassian Cliff, la strada per Arisola. Va bene. Noi siamo grandi. No, non sei grande assolutamente. Questa è la piccola Brical del Mar. Spero che vi farete molti amici e vi divertirete stando qui. La classe comincia, la lezione comincia, è tempo di andare al dojo, devo tornare indietro al dojo. Ciao. Hai sentito Orla? Io andrò all'accademia prima di te. Lei ha detto di... Che tristezza, lei ha detto di vederlo un giorno. Sì, che perdente. Vabbè, noi ci andiamo quando ci saremo pronti. Intanto andiamo, prima di tutto, a curarci per bene. E poi ci andiamo, assolutamente. Poi ci andiamo. Allora, io vorrei andare a vedere quel posto là che c'era all'inizio, che mi ha detto che c'è cose. No, cos'è questo? Ah, questo sì, è Luis. Vuoi una cartolina o un autentico piatto di ceramica di Brical de Mar? Vuoi un ricordo delle tue vacanze? Io non sono in vacanza. Ah, mi sembri familiare. Aspetta, io so chi sei. Tu sei il ragazzo di Aina, il figlio di Aina, giusto? Quanto sei cresciuto? L'ultima volta che sei venuto nel mio negozio eri un piccolo bebè. Probabilmente non ti ricordi, eh? Non ti preoccupare, mio apprendista, incredibile. Comunque, cosa posso fare per te? Stavi cercando qualcosa di particolare? A te me sense via, come ha chiesto. Certo. Credo di avere un Temessence Vial ancora. Fammi guardare. Eccolo. Nessun allenatore di Temtem può andare in giro senza. Sono molto felice di darti questo Temessence Vial gratis. Se tu sei seriamente... credi seriamente di fare la carriera dell'allenatore di Temtem, certo. E io non ne dubito, ma ho bisogno di prove prima di darti questo gratis, ok. Se tu arrivi da Zadar, tu hai catturato alcuni Temtem selvatici. Questo è il minimo che mi aspetto da un Tamer. Portami tutti i Temtem dalla Present Coast. Ogni apprendista dovrebbe essere in grado di farlo. E ho un Tateru. Oh, carino. Tateru è il mio preferito quando avevo la tua età. Molto bene. Certamente sei un buon Tamer. Eccolo qua. Vabbè, ma solo uno? Allora, mi ha dato il Temessence Vial. A Vial of Temessence. È in grado di ridare vita alla squadra, ridare salute alla squadra. Si può riempire in tutte le macchine Health Tem. E da alcuni personaggi. E contiene una singola dose. Ah, vabbè, ma è un oggetto. Fai un po' a vedere. Ridà la salute a tutti, ok, ok. Vuoi un surfboard? No, l'ha venduto l'ultimo. Sofia ne ha uno. Vabbè, niente. Surfboard era tanta roba. Va bene, ragazzi. Che facciamo adesso? Che facciamo? Allora, cosa facciamo? Andiamo a questo posto strano qua. Salve, benvenuta all'Accademia. Va bene.
Salve, salve. Allora, tu dovresti essere. Fammi vedere la lista, urla? Sì, sono io. Prego, siediti e fai attenzione che cominciamo. Ci possiamo sedere? Sembra abbastanza inutile stare qua. Andiamo a vedere di sopra cosa c'è. Un'altra classe. Allora, ragazzi, non c'è molto da fare nell'accademia, quindi conviene andare avanti. E andiamo un po' a vedere cosa c'è. Ci spostiamo un po' più avanti, poi vedremo. Insomma, se ci saranno altre cose da fare. Ci ha beccato il biondo, eh? Galeazzo? Dove stai andando? Ad Arissola. È una lunga strada, amico mio. Vabbè, facciamo un amichevole combattimento per passare il tempo. Va benissimo, benissimo. Io voglio un temtem d'acqua, porca miseria. Allora, intanto per cominciare, questo su di lui è fortissimo. Lo dico io. Quindi abbattiamolo subito. Vai. Cosa ha fatto? Niente. Le boe. C'hai paura a farlo a Suali, eh? Vai, Suali. Porca miseria. Non conviene. Andiamo di qua. Dai una beccata a lui. E via. Fuori uno. Piraniant. Bello, Piraniant. Ah, ce n'è un altro. E allora devo togliere. No, no. No, Suali sta benissimo. Via, facciamo. Togliamo Tuai. E ci mettiamo Paharak. Vediamo un po' com'è questo nuovo Temtem che abbiamo. Guarda lì. Come ti permetti? Eh no, me lo trattate male, che piccolino. Che cattiveria. E guarda, io farei fare questo a lui. E tu che sei veloce, gli fai così subito una beccata al volo e via. Ale, a posto. Parak, non è che sia proprio. Tu hai salito di livello. Ancora? Sono pig e pic. E no, Suali lo togliamo e ci mettiamo Uchi per forza. Quando il gioco si fa duro ci vuole, assolutamente. Vai Suali, hai fatto un ottimo lavoro, bravissimo. Via. Adesso il professionista entra in campo. Bestia. È diventato fortino Parak. Suali è salito di livello, intanto, attenzione. Onda psichica sul maiale. No! Gli faceva la metà. Beh, ti ho sbagliato. Però. Pensa quanto è forte. Uccica il 10. Ottimo. Cosa tu? Hai vinto? Eh sì. 107 monetine. Che male non fanno. E riorganizziamoci un po' la squadra, va. Signorina bionda, mi dica. Ehi, tu straniero, stai indietro. No, ascolta, io devo passare. Vabbè, niente. Ma hai visto che Kaku si è nascosto? Si è appallottolato? Kaku, dai, un po' di coraggio, accidenti. Allora, quello lì è di acqua. In teoria non dovrebbe attaccarlo in modo estremamente aggressivo.
Andiamo a vedere. Vabbè, il morso è canisario. Che super cannone d'acqua. Ma lasciate stare Tateru, maledetti. Tiè, beccati questo. Tateru, fammi il tuo graffio come solo tu sai fare. Guarda lì, un professionista. Tateru è veramente un professionista. Questo è bellissimo. Questo Temtem è fantastico, veramente allucinante. Psypat. Mi ricorda un po' Psyduck. Psypat. Tateru al 9, grandissimo Tateru. Hai un bel morsone che così la smette di fare il furbo. Tateru. Tateru, ragazzi, Tateru. Tateru eroe. Signora, insomma. Ci facci passare che ci abbiamo da fare noi. Dai, curiamo Tateru. Questo che vuole? Io sono Orla. E io Pau. Piacere di conoscerti. Sono pronto per la battaglia. Oh sì, ma chi se ne frega di parlare. Noi combattiamo. Dobbiamo far evolvere anche gli altri. Scusa, Allora, Kaku subito. Visto che lì c'hanno uno d'acqua. Quindi direi che Uru sciol su quello d'acqua e passa la paura. Poi diamo anche un bel morsone, se Urushon dovesse bastare. Vabbè, si fa lo scudo, peggio per lui. Ok, il morsone ha fatto effetto abbastanza... Sì, andiamo, fuori uno. Ah, Kaku! Manca poco, Kaku. No, quel tentacolone. Dai, mordilo. Grande Kaku col morsone. E Urushol Ale. Che squadra che abbiamo fatto. Urushol e Kaku. Incredibili. Non fa effetto. Incredibili. Kaku al 10. No. Questa qui non va bene di mossa. Quindi lo cambiamo. Lo cambiamo con qualcuno che sia a 9. Potremmo metterci su Ale, dai. Morsone? Ma sì, dai. Però Suali non ha mosse. Porca miseria, non ci ho mica pensato. Quindi cosa facciamo? Diminuisce l'attacco, aumenta la propria difesa. E niente, facciamo questo, ho sbagliato. Devo prendere un altro. Che ho visto lui che era di livello basso, allora volevo fare. Non ci ho capito niente allora. Va bene. Heavy Blow. Wow. Abbiamo guadagnato 75 da questo tizio. Andiamo un po' a vedere se c'è qualche temtem interessante. Bestia. Proseguiamo per questa strada, vediamo un po' se becchiamo qualche tempo. Eccolo! Ma ciao! Vediamo un po' cosa si può combinare con questo Temtem, che forse per la prima volta lo becchiamo maschio. Pensa un po'. Non è molto efficace. Arca miseria come picchia. Dai! Tu gli fai quello e tu aspetti? No. Sì, tu aspetti, dai. Ti ammatti? È elettrico lui. Molto interessante. Parak ha bisogno di riposare, ma non ce ne sarà bisogno perché adesso lanciamo una carta e tu aspetti. Vai. Catturiamo? Preso.
Ganky. Abbiamo preso Ganky, molto bene. Però Paharo, Paharak è messo maluccio, quindi ce lo curiamo un attimo. E via, c'è questa che adesso ci fa l'agguato. Tu sei Orla. Tu sei? Non ti ricordi? Beh, immaginavo, è passato tanto tempo. Se così non mi hai riconosciuto. Sono Carmen. Questo mi dovrebbe suonare familiare? Beh, sono passati tanti anni. Tu sei il figlio di Aina. Io mi ricordo mentre giocavi a Zadar anni fa. Dai, su. Quante chiacchiere. Che poi sono anche carine, ma in italiano sarebbe un attimino anche più semplice. È in inglese, quindi cioè, chiacchiere lasciamo anche un po' stare, eh? Allora. No, su Ali non mi servirebbe a niente adesso, perché... perché sono tutte e due d'erba, quindi andiamo giù di Windblade su Kaku. Poi quello là, la farfalla, ci pensiamo dopo, eh. Allora, Windblade e... Windblade. Però mi sa che non è molto forte Windblade, quindi... boh. Ok, un altro Windblade. Perfetto. Ok. E niente, insistiamo col Windblade. Anche di qua. Quello attacco abbiamo. Ok, fa lo scudo. Non gli fa niente. Accidenti. E allora beccata e... beccata. Questi attacchi abbiamo. Non possiamo farne altri. Si fa? Cosa ha abbassato? L'attacco? Vabbè. Noi continuiamo ad attaccare. Prima o poi succederà qualcosa. Eccolo. Andato. Ah, un nuovo attacco. Ok, e... questo attacco... ah, ipnosi magari la lascerei. Ster, lo togliamo. Ok, perfetto. Accettiamo. Molto impressionante, Orla. Sono proprio orgogliosa di te. Caccia i soldi, bravissima. E insomma, siamo un po' messi maluccio qua. Allora, qua la situazione inizia a farsi un po' complicata per la nostra salute, quindi direi che ci possiamo salutare qui. Il video è diventato anche fin troppo lungo, quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, riempitemi di like, tanti bei pollici su, commenti, condivisioni, insomma, tutto quello che vi pare. Iscrivetevi al canale, seguitemi tramite la campanella, mi raccomando, così siete sempre aggiornati. In questi giorni sto facendo uscire 2 video al giorno, quindi tanta roba, c'è un sacco di roba da fare. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Orla's Games. Ciao a tutti ragazzi.